Buongiorno a tutti, oggi preparo una sbriciolata al cacao con fichi e ricotta. Una ricetta facile e veloce con il frutto di stagione. Mi occorre per la frolla 300 g di farina 00, 50 g di cacao amaro, 150 g di zucchero, 4 g di lievito per dolci, un pizzico di sale, vaniglia, 150 g di burro, 2 uova intere. Per il ripieno 300 g di ricotta, 50 g di zucchero, un uovo, poi 500 g di fichi. Inizio la preparazione. In una bowl inizio a setacciare il cacao. Setacciato il cacao, setaccio la farina. E anche il lievito. Mescolo bene le farine. Aggiungo il pizzico di sale, lo zucchero. A questo punto aggiungo le uova e il burro, precedentemente ammorbidito. Inizio così ad impastare. Metto la vaniglia. Aiuto con le mani. Quando pronta la faccio riposare in frigo per 15 minuti. Nel frattempo che la frolla riposa, pulisco i fichi. Li pulisco in questo modo. Li faccio tutti così e preparo il ripieno. Nella ricotta metto l'uovo, lo zucchero, metto l'estratto di vaniglia e mescolo. Il ripieno è pronto. Riposata la frolla, la stendo aiutandomi con un po' di farina. Taglio un terzo di impasto e lo lascio da parte. E mi aiuto con la farina a stendere. Una volta stesa la metto in una teglia di 22 cm di diametro, precedentemente imburrata. Sistemo bene, soprattutto ai bordi. Ora taglio la parte in eccesso. A questo punto verso il ripieno. Ora aggiungo i fichi. A questo punto sbriciolo l'impasto rimanente con un po' di farina. A questo punto lo metto sopra la torta per chiudere. Lo
con la vada ad infornare in forno caldo e statico a 180 per 45 minuti. Una volta cotta, metto un po' di zucchero a velo sopra. E la taglio. Ed eccola pronta da gustare. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.